Arriviamo all'avvio dell'anno scolastico pronti e soprattutto avendo messo i dirigenti scolastici e gli insegnanti nelle condizioni di poter essere protagonisti di questa riforma. Qual è la tua situazione da precaria? I miei primi 5 anni di precariato sono andata in una scuola dove nessuno voleva andare, perché era una scuola a rischio. Palermo, al capo, si chiama Gudulena questa scuola, dove far entrare i bambini in classe era una conquista da parte degli insegnanti. Dopo 14 anni all'improvviso sono stati azzerati tutti i posti alla primaria, ecco perché sono qua a digiunare. Noi mettiamo in campo risorse e poi si preferisce l'indennità di disoccupazione ad un posto di lavoro. Allora mi chiedo in che misura il problema del precariato è effettivo in questo paese. Ma questa è una falsità, l'insegnante percepisce uno stipendio da fame, noi questa cosa la dobbiamo dire con forza, e se andiamo avanti e siamo legati al nostro lavoro è perché crediamo nella scuola, crediamo nella nostra professionalità, amiamo il rapporto con gli alunni e cerchiamo di fare il massimo, anzi, per sopperire alle carenze che derivano dalla mancanza dei fondi statali. Nell'anno scolastico 2010-2011 i posti di insegnanti di sostegno passano da 90.400 a 93.100, con un incremento di 2.700 posti. Non è vero, non è così. L'alunno che io seguivo l'anno scorso, 2 anni fa, aveva 12 ore di copertura settimanale su sostegno e l'anno scorso ne ha avute 9. La madre mi chiamava e mi diceva: ma perché mio figlio non può avere l'insegnante di sostegno che lo segue anche nell'area scientifica, in matematica? E io non avevo che cosa rispondere, le ho detto: signora, mi dispiace, però purtroppo le ore sono state diminuite a causa dei tagli. Quando vedo che invece il disagio viene strumentalizzato e poi si va a scoprire che alcuni sono precari veri, altri sono esponenti dell'Italia dei Valori piuttosto che esponenti del mondo politico, francamente credo di dover sottrarre non tanto la mia persona quanto l'istituzione Ministero ad inutili polemiche che non fanno altro che avvelenare il clima e soprattutto non portano chiarezza. Deve sapere la Gelmini che qua ci sono persone che hanno parlato con la gente e hanno anche votato voi, è questo che dovete sapere. Non ci sono soltanto persone, che probabilmente ci sarà qualcuno che è di sinistra e ovviamente ci sono persone pentite. Ho visto persone pentite perché stanno trovando meno nella sanità, stanno trovando meno nell'istruzione, sappiatelo, quindi cominciate a lavorare per questo paese. Vogliamo, recriminiamo una scuola di qualità che non tolga 8 miliardi ma che investa.